Buongiorno a tutti, benvenuti oggi in Dolomiti per la prima di una serie di puntate che ci racconterà un po' dell'evoluzione della storia della scalata in questi ultimi 100 e più anni. Già alla fine dell'Ottocento si comincia a guardare non più l'itinerario più facile ma anche l'itinerario più bello e si cominciano a guardare anche le pareti. È in quel momento che nasce l'arrampicata. Per entrare nel migliore dei modi in quel periodo. Siamo oggi a Cortina d'Ampezzo a ripetere una via di una guida famosissima, Antonio Di Mai, che aprì appunto un itinerario nel 1901 sulla parete sud della Punta Fiammes. Superano un primo zoccolo e poi si mettono proprio a seguire le placche levigate del centro parete, andando a ricercare quella linea di fessure più o meno evidente. Dal momento che cominciava ad esserci un interesse straniero nei confronti delle Alpi e dell'alpinismo, era ovvio che nascessero delle figure, fra virgolette, professionali, le guide alpine, che erano nient'altro che dei profondi conoscitori della montagna, il più delle volte degli ex cacciatori o contadini. Siamo sul libretto di guida di Antonio Di Mai. Il libretto era la patente, era quello che rappresentava proprio il documento di guida. Antonio Di Mai è guida dal 1888. Guarda, questa è la pagina firmata dal cliente. My admiration for Di Mai climbing is as great. La mia ammirazione per l'arrampicata di Di Mai è enorme come sempre. Firmato J.L. Heath. Andiamo a ripetere questa via con il mio amico Nicolò, un ragazzo di Belluno che apprezza ben questi itinerari dal sapore così storico. Personaggio che viveva a Cortina ed era il presidente del club alpino. Aveva detto che la tariffa di 75 corone per guida per questa via era una tariffa troppo alta. Che era una delle più care. Sì, per 75 corone. Allora l'hanno portato a fare questa via, ci sono queste foto qui. Che è in cima alla punta della Fiammes. Quando è in un cammino abbastanza difficile, sì, forse sì. Penso che non tutto volontario, le è andato un colpetto e il frasto è andato per aria. Per aria è rimasto il cammino del frasto. Erano i terreni dove erano dei maestri, quelli del Novecento. Sui camini scalavano fortissimo, in quanto linee deboli della parete. Erano decisamente abituati ad arrampicare su pareti vergini dove la qualità della roccia non era delle migliori. Vago, adesso sorella, vago. Stars in the hills, on the quiet around the still. It's the morning mountain air, and the robin's singing up there in the pines. I've got my daddy and his daddy on my mind. They're the ones who taught me how to shine. Il nostro viaggio nella storia, nell'evoluzione di questa meravigliosa attività non finisce qui e ci rivedremo a breve a scoprire un altro periodo storico, quello dell'epoca del sesto grado, i meravigliosi anni 30 dell'arrampicata.